La chiesa è la mia casa. È stato scelto non a caso questo canto di Don Alfio Conti per lo storico giorno di ieri per la comunità parrocchiale di San Pietro di Adrano. Ha ufficialmente riaperto i battenti, infatti, l'edificio religioso adranita, il più danneggiato dalla scossa di terremoto dell'ottobre del 2018. A sancire la consegna ufficiale della chiesa di San Pietro ai fedeli, la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina. Vescovo, un momento importante per la città di Adrano, l'apertura della chiesa. È per la comunità e per tutta la città, perché recuperare un edificio, qualcosa che nel passato è stato costruito, ci dà tanta gioia. Poi, trattandosi di un edificio sacro, una chiesa dove la comunità si riunisce, certamente è una gioia ancora più grande. Riaprire significa, ecco, ricominciare, e allora facciamo in modo che anche attraverso questo momento possiamo tutti ripartire con un rinnovato impegno nel nostro cammino di vita personale ed ecclesiale. Auguri. Alle 11 l'ingresso in chiesa dell'arcivescovo, seguito dal parroco Don Pietro Strano, dal rettore della chiesa del Rosario Don Antonino Portale e da due figure storiche della comunità parrocchiale di San Pietro, gli ex parroci Don Pietro Longo e Don Antonino Lamanna, quest'ultimo oggi rettore del seminario arcivescovile di Catania. Significativo l'intervento del parroco Don Pietro Strano, per lui ieri si è trattato di una doppia festa perché ha celebrato la sua prima messa da parroco a San Pietro. Don Pietro infatti era stato nominato alla guida della parrocchia 2 anni fa, quando la chiesa era ancora chiusa. Don Pietro Strano, un momento importante non solo per la comunità parrocchiale di San Pietro ma per tutta la comunità religiosa di Adrano. Esatto, la chiesa di San Pietro è sempre stata nella sua tradizione un po' la chiesa del centro storico. Infatti la sua caratteristica è quella di avere fedeli che vengono da tutto Adrano, in un certo senso. Quindi è un grande giorno per tutto Adrano, ecco, e per me anche, perché è la prima volta che celebrerò l'Eucaristia da parroco in questa chiesa. Quindi per me, diciamo, fisicamente, ecco, l'ingresso in parrocchia sarà oggi. E quindi, ecco, siamo contenti, siamo emozionati e siamo in tensione per questo momento di gioia. E vedo che il Signore ha programmato tutto, ha fatto in modo che tutto potesse essere realizzato per questa giornata. E ringraziamo il Signore, il buon Dio, che ci ha aiutato in tutti i sensi. Siamo stati un po' pellegrini in questi anni, no? Ospite alla chiesa dell'Oratore del Rosario, poi Santissimo Salvatore. Ecco, oggi possiamo dire ritorniamo a casa, ecco, la chiesa è la nostra casa. Don Pietro, ricordiamo un altro fatto importante che riguarda il simulacro di San Pietro. Esatto, questa porta che è stata chiusa per questi 3 anni praticamente, e oggi l'abbiamo aperto in queste circostanze e resterà aperta fino al 1° di agosto, quando sarà la festa patronale, sia il gruppo ligneo argenteo e anche la reliquia sono aperte, perché voglio che i fedeli dopo 3 anni rivedano questa immagine, che è un po' il simbolo della città, nel senso che tutti sono molto devoti e quindi tutto Adrano aspetta anche di vedere, gli occhi hanno bisogno di vedere anche le cose belle. Grazie a Dio, ecco, oggi la possiamo ammirare e anche pregare, perché c'è la reliquia di San Pietro, che è la rotola di San Pietro, che ci è stata data alla parrocchia negli anni passati.